donna, vita, libertà, donna, vita, libertà, donna, vita, libertà. Al grido di donna, vita, libertà si è svolta a Teramo la manifestazione organizzata presso l'Istituto Alessandrini Marino, voluta dalle 12 docenti degli istituti tecnico e professionale per rispondere all'appello dei colleghi iraniani che hanno denunciato pubblicamente l'assassinio di una loro allieva a seguito delle percosse inflitte dalla polizia morale. E come segno di protesta le persone presenti si sono tagliate una ciocca di capelli. È importante che sia interessata l'ambasciata iraniana affinché questa solidarietà giunga anche attraverso i canali ufficiali dello Stato islamico in Iran e la repressione in corso molto dura rientri e quindi si possa manifestare più liberamente in Iran. La ragazza di soli 16 anni, Ashra Panahi, è stata picchiata con altri studenti per essersi opposta a cantare le lodi dell'autorità religiosa suprema al potere dello Stato teocratico. In prima fila la lotta per la libertà del popolo iraniano sono le donne che da oltre un mese rappresentano lo sgomento per il barbaro assassinio di Mahsa Amini e a queste donne coraggiose seguono gli studenti, i giovani operai e i professionisti. Abbiamo risposto con la presenza per questa importante azione portata avanti dalla comunità educante, perché è una scuola, perché sono le docenti, perché di fatto sono il motore delle nostre future generazioni ed è importante essere qui a sostegno di questa protesta e di questa azione solidale nei confronti delle donne, delle studentesse iraniane. Oggi purtroppo in Iran i licei femminili sono i più colpiti da questo regime terribile. E purtroppo Asra, la studentessa di 16 anni, continua a colmare un elenco tristissimo di vittime purtroppo che cadono sotto un regime antidemocratico, illiberale, sotto l'azione purtroppo religiosa che diventa legge. Iniziativa di protesta ripresa in settimana anche dall'Università di Teramo che in occasione della cerimonia di accoglienza delle matricole ha voluto dare spazio ad interventi e testimonianze di docenti, personale amministrativo e studenti e tagliato una ciocca dei propri capelli in segno di solidarietà con le donne iraniane.